Amico mio, avanza per fede. Oggi vorrei parlare del camminare per fede. Ti invito a leggere questo estratto del mio libro. Per un'incredibile sequenza di miracoli, circa 20 anni fa, Dio chiamò mia moglie e me a fondare una chiesa a Givaux, in Francia. Ciò avrebbe cambiato la nostra vita, come la vita di milioni di persone. Infatti a Givaux sarebbe nato Top Chrétien, il nostro ministero in Francia. Per sperimentare le cose straordinarie che Dio stava mettendo in moto, avremmo avuto bisogno di una grande fede. Quando decidemmo di stabilirci a Givaux, eravamo molto coscienti di ciò che ci aspettava. Nessun alloggio, nessuna chiesa, potenzialmente nessun salario. Avevamo 2 bambini piccoli, ci trovavamo in una città che in quel tempo aveva la fama di mancare di ospitalità verso le comunità cristiane. Ma ora questa cosa è completamente cambiata. Un giorno, mentre stavo vagando a caso per le vie della città, pregando, chiedendo a Dio di fornirmi una via per aprire la chiesa e trovare un posto dove vivere con la mia famiglia, mi imbattei in un credente. Dopo aver ascoltato i miei piani, rispose: «Fratello, non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma se capisco bene, non hai un posto dove vivere, né una macchina, né un luogo di culto, né soldi, né altri credenti intorno a te, e il sindaco è contro gli evangelici. Cosa ci fai qui?» Non mi aspettavo tanta freddezza dal mio primo incontro con un credente in questa città. Ecco come risposi: «Fede, è tutto quello che ho». Qualche giorno dopo, un credente mi offrì una macchina, trovai una casa e l'uomo che avevo incontrato per strada fu il primo ad aiutare me e la mia famiglia a traslocare. Più tardi, in maniera miracolosa, ricevetti il permesso dal sindaco stesso di aprire la nuova chiesa in un edificio pubblico. Dio ti ha chiesto di fare qualcosa che ti sembra assurdo? Hai già sentito questa chiamata che ti spinge all'ubbidienza, come Abramo che decise di lasciarsi tutto dietro le spalle per servire Dio? E allora provaci. Inizia a fare un passo di fede. Infatti, per fede, Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Puoi leggere questo passaggio in Ebrei 11:8. Cosa credi che Dio ti stia chiedendo? Sei pronto ad affrontare i rischi e a camminare per fede? Se ti fa piacere, puoi scrivermi e raccontarmi la tua esperienza. Vorrei pregare in modo specifico per te. Grazie di esistere.